Ciao amici, sapete qual è l'attività più pericolosa nella vita? Buttarsi con la tuta da uccello dalle montagne? No, niente di tutto questo. È il gesto più normale e più banale che facciamo tutti sempre. Stare seduti! Chi di voi sta seduto molte ore al giorno, alzi la mano. Siamo in tantissimissimi. Sì, è vero che c'è il lavoro, ma comunque non va affatto bene. Non bisogna sottovalutare i danni di una vita sedentaria al corpo e alla mente. E non intendo solo l'umore o la frustrazione di stare seduti invece di andarsene in giro, ma il fatto che è stato scoperto che senza movimento si assottigliano non solo i muscoli, ma anche certe regioni del cervello. Vediamo adesso cosa succede quando siamo seduti molte ore al giorno e come contrastare questi danni senza stravolgere troppo lo stile di vita. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace a altri nuovi video. 1. Ansia e depressione. Come ha dimostrato uno studio pubblicato su Mental Health and Physical Activity, maggiore il tempo che si passa seduti alla scrivania e più aumenta il rischio di soffrire di ansia e depressione. 2. Problemi a collo, spalle e schiena. Troppo spesso da seduti si acquisisce una cattiva postura che indebolisce i muscoli della schiena, causa dolori e tensioni che una volta cronicizzati diventano difficili da sconfiggere. 3. Obesità e problemi cardiaci. Quando siamo seduti bruciamo metà delle calorie rispetto a quando stiamo in piedi o ci muoviamo. La mancanza di movimento agisce in modo negativo sul metabolismo dei grassi, del colesterolo e degli zuccheri. 4. Fragilità delle ossa. Come ho spiegato in questo video, le ossa si rafforzano quando le sollecitiamo, cioè le carichiamo stando in piedi o camminando, perché le cellule sostituiscono il tessuto osseo usurato con del tessuto osseo nuovo. Se stiamo troppo fermi, non c'è rigenerazione. 5. Circolazione. Lo stile di vita sedentario rallenta la circolazione soprattutto nelle gambe, con problemi di ritenzione, di gonfiore, ma non solo. Aumenta anche il rischio di coaguli che possono spostarsi nel corpo fino ai polmoni con conseguenze serie. Insomma, la vita sedentaria aumenta del 35% il rischio di ammalarsi di patologie serie se stiamo fermi o seduti per oltre 12 ore al giorno, quindi corriamo ai ripari. In che modo? Basta mettere una sveglietta sul cellulare ogni 90 minuti al massimo e poi trovare il modo di fare movimento per almeno 10 minuti con una certa intensità. Se siete a casa, bando alla pigrizia. Se siete in ufficio, coinvolgete anche i colleghi e spiegatelo ai datori di lavoro. Come è già successo a molte persone che lo hanno fatto, l'atmosfera lavorativa cambierà drasticamente e la salute migliorerà. Vita sedentaria, mai più! Questo è l'inizio della notizia e ritornerò presto sull'argomento. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!